A Bordeaux è da più di due secoli una pratica commerciale. A Verona sta diventando una tendenza esclusiva riservata agli appassionati di Amarone. L'imprimeur, questo è il termine tecnico per definire l'investimento di vino pregiato direttamente in botte. Si fa largo in Valpolicella grazie ad un'azienda, la Collina dei Ciliegi, insieme a azienda agricola, cantina e wine resort, che punta su questa esclusiva forma di vendita diretta per i propri vini più preziosi. È una storia che parte nel 1925, quando il papà è stato allattato dalla Baglia qua. È una storia che dura da quasi un secolo, il papà c'è ancora e quindi questa è la cosa fondamentale ed è ancora parte importante del nostro progetto. È una storia di cuore, è una storia d'amore, ma è anche una storia di un progetto imprenditoriale solido e che si basa su principi di salvaguardia e di valorizzazione del territorio. E io credo fermamente in questa terra, credo fermamente nella potenzialità di sviluppo di questo luogo straordinario e anche credo fermamente nell'innovazione e nel fare e nel saper fare qualche cosa di diverso, qualche cosa di straordinario, perché in questo luogo ci sono tutti gli elementi per poter creare qualcosa di nuovo e qualcosa di diverso. L'imprimeur è un progetto di investimento. È un progetto utile per l'azienda che anticipa i flussi finanziari, ma è anche un modo per creare un network di amici, di estimatori, di persone che entrano in un club meraviglioso. Quindi l'anticipare la vendita dell'Amarone, in questo caso, qua siete nella nursery, vedete le botti e vedete diciamo qualche papà e qualche mamma di queste meravigliose botti, è un qualche cosa di straordinario ed è qualche cosa che entra poi nel cuore, nelle persone e che crea un legame fra il nostro territorio, il nostro prodotto, la qualità che noi cerchiamo di fare quotidianamente e che poi viene letta da coloro che investono in questi nostri prodotti in modo straordinario. Un luogo fantastico dove poter percorrere le strade in mezzo ai vigneti, dove poter andare in bicicletta, le biciclette pedalata assistita, dove poter vendemmiare, dove poter girare in quad in notturna, cenare nel nostro ristorante, delle camere immerse nel silenzio, qualche chicca, qualche tenda glamping, insomma. Io credo che Cadelmoro rappresenti, diciamo, sotto tutti i punti di vista, la mia filosofia di approccio alla terra e di approccio a questo territorio. Vita pura in mezzo alla campagna, vita vera di campagna. Ma noi stiamo vedendo che i produttori veronesi stanno veramente compiendo un'opera di qualità e di riqualificazione del territorio. Quindi non è solo una cantina, ma è qualcosa di più. È un aspetto culturale che va appunto da nuovi lavori anche per i ragazzi, al recupero, come dicevamo, del territorio e soprattutto con qualcosa alla base che è la qualità. In un momento in cui il pubblico non investe e anche in territori che in passato hanno avuto delle vicissitudini legate all'estrazione, all'industria, eccetera, beh, insomma, chi si mette a fare agricoltura di qualità, enologia, beh, credo che faccia qualcosa che vada al di là dell'aspetto economico, ma diventi davvero una proiezione importante e lungimirante sul futuro. Io penso che innanzitutto Massimo Giannolli lo considero un visionario. In questo momento di restrittezze, di pensieri, di ideali nella politica, nell'economia, un visionario fa solo bene ed è nutre e dà coraggio. Quindi questo è il primo motivo per cui ho investito in questo progetto. Secondo, perché ho visto una grande professionalità, una grande passione. Terzo, che è il motivo più importante, perché Massimo Giannolli è un amico. E quindi un amico visionario è raro. Un amico coraggioso, un amico che ha un cuore, e per una persona come me, che non sono un intenditore di vino ma sono un grandissimo bevitore che bevo con grande piacere, ho detto sì, io ci sto, senza che lui me lo chiedesse, perché le cose migliori sono quelle che non sono chieste. Parlando di vino, voglio dire, pensare a un investimento a volte sembra un po' strano, perché è un connubio un po' particolare, ma noi che ci occupiamo di investimenti da parecchi anni e parliamo di investimenti quelli tradizionali, diciamo che un pensiero diversificato
che è la regola principale di tutti gli investimenti, quindi andare a toccare argomenti che sono al di fuori di quelli tradizionali, e in questo caso parlando di vino, credo che sia un sistema molto intelligente. Noi diciamo che il vino lo conosciamo da parecchi anni, ce l'abbiamo veramente come tradizione qua in Italia, siamo uno dei più grossi produttori, e quindi il poter utilizzare questo strumento anche per dargli più valore, che può portare anche a ottenere dei risultati, diciamo, finanziari o economici su un invecchiamento di un prodotto che poi può essere venduto successivamente, è un'alternativa da, diciamo, aggiungere a un piano di diversificazione. E quindi anche noi in banca pensiamo che sia una soluzione, diciamo, alternativa interessante. Tutte le info sulla collinadeiciliegi.it.